Per sfida con la regina, la squadra di Baldini conquista 3 punti fondamentali che la lanciano al primo posto solitario con 10 punti di vantaggio sulla quinta. I toscani ci tengono a dimostrare subito quanto valgono, ma Carone dopo 10 minuti si mette in mostra. Al 33esimo tocca Di Natale impegnare l'attento Belardi. 5 minuti più tardi si vede la regina con questo colpo di testa dell'albanese Bogdani. Il secondo tempo è decisamente più vivace e si apre con il bellissimo gol di Di Natale, il 13esimo stagionale, servito da Gian Pieretti. L'Empoli vuole chiudere subito la partita, Barolo lancia Maccarone, ma la conclusione non è precisa. Al 24esimo riecco la regina con un'azione personale di Veron, con tiro finale poco pericoloso. 1 minuto più tardi Di Natale da destra lascia partire un insidioso tiro cross, che Maccarone non riesce a sfruttare. L'attaccante biancazzurro al 32esimo sbaglia la conclusione su un assist inaspettato dal portiere avversario. 3 minuti dopo la prima vera occasione la regina pareggia. La firma è di Vicari con un gran tiro da fuori. Sembra finita, ma il giovane difensore Mirri, all'esordio in questo campionato, decide di rovinare tutto la formazione di Colomba. Nei minuti di recupero, infatti, con un colpo di testa preciso, sorprende tutti.